Ah, ciao Cipollini, ma da quanto tempo è che non ci vediamo su questo canale? Forse un po' troppo, ma come potete intuire c'è qualche novità in corso. Ve ne parlerò in un video dedicato più avanti. Oggi però vi voglio parlare della prima collaborazione del 2024. Oh, a proposito, auguri, cioè non ci siamo sentiti, ma fate conto che vi ho pensato. C'è una fulina che mi insegue. Zion, ringrazio per avermelo mandato, lo Zion, non mi ricordo come si chiama, lo Zion 5 Ray M20C Combo, praticamente un faretto da cinema tascabile. Ciao e benvenuto sul mio canale. Se non sai chi sono ed è per la prima volta che ti ritrovi in questo mare magno di informazioni che è il mio canale YouTube, mi presento, piacere, Maurizio Albanese, filmmaker e content creator che ha una mission nella sua esistenza oramai, che è quella di farti innamorare del lavoro di filmmaker e di content creator, e spesso e volentieri mi ritrovo a recensire dei prodottini interessanti, cerco di farti provare le sensazioni che provo io, quindi l'esperienza d'uso, in modo tale da darti quell'impressione di essere qui come a testare il coso in oggetto. E oggi, a proposito di cose, voglio ringraziare la Zion perché ha deciso di iniziare questa collaborazione con il mio canale YouTube e mi ha inviato questo cosino bello. Si tratta di un faretto LED RGB, niente di più semplice, però è un faretto LED RGB che ha delle potenzialità e delle ambizioni molto molto cinematografiche. Partiamo intanto dalla costruzione e dai materiali. È un faretto che di per sé è costruito in plastica, ma c'è anche del metallo. Sì, non sembra che suoni come metallo, vediamo così. Non lo voglio graffiare, però fidatevi, c'è del metallo, dell'alluminio anodizzato anzi, e delle calamite, sì, perché questo è un faretto concepito per essere trasportabile e usabile in diverse situazioni grazie al suo scafandro, al suo chassis, se vogliamo usare un termine figo. È possibile collegarlo sia in serie con altri faretti identici o simili o comunque ad altri accessori, ovviamente metterlo su un treppiedi, su una fotocamera con questo cold shoe pazzesco, incredibile e meraviglioso, ma grazie al retro super magnetico è possibile agganciarlo praticamente ovunque ci sia del metallo da utilizzare a nostro vantaggio. Questo chassis è tutto in alluminio anodizzato, quindi è plastica, cioè è un mix in realtà, ma è una buona plastica e lo protegge abbastanza bene dagli urti. Attraverso questo piccolissimo pulsantino qui, questa levettina, si apre e si sfila il faretto che rimane un normale faretto tascabile, poco più grande di un pacchetto di sigarette per intenderci, e per essere il meno adatto ai bambini possibili qui sul mondo dell'internet, ma è un po' pesante per essere così piccolo, pesa circa 600 grammi e ha la grande qualità di avere questa batteria dietro che permette di appoggiarlo e di essere comunque tranquilli, di poterlo usare anche in maniera proprio a terra o negli angoli, in una mensola, come diciamo luce di supporto, ma è anche un'ottima luce principale, una man light, che è facile trasportarsi, sicuramente entrerà nel mio kit di matrimoni eventi, perché comunque è veramente tanta roba, ora ne parliamo. È una luce professionale che ha un sistema infatti di raffreddamento molto tecnologico, che è in grado di aspirare l'aria, di raffreddare il sistema e di portare fuori l'aria calda, in modo tale da avere la massima resa possibile, a sfavore ovviamente di un surriscaldamento che potrebbe creare dei problemi o dei consumi maggiori di batteria. Una batteria che dura abbastanza, circa 40 minuti al massimo della sua potenza e 1 ora e 20 a metà della sua potenza, arriva addirittura a 3 ore se viene utilizzato al 25% sostanzialmente, quindi con soli 5 watt di potenza, una potenza appunto massima di 20 watt, che è sufficiente per quasi tutti gli utilizzi standard, normali e quotidiani in cui ci si ritrova
sia come creator che come filmmaker, anche nei matrimoni, anche per una schiarita con molta luce di fuoco, si può lavoricchiare con questo oggettino che, ripeto, è essere veramente comodo e pratico. Dal punto di vista delle connessioni c'è poco da dire: ha la connessione USB-C che permette la ricarica e l'aggiornamento del firmware, e ha due rondelle che servono semplicemente ad accendere e navigare tra i menu e aumentare o diminuire le percentuali dei singoli valori. Vediamo una cosa interessante, lo ricollego: gli accessori in dotazione nella versione combo sono davvero tanta roba, aumentano di parecchio il peso, lo raddoppiano verosimilmente, ma aiutano davvero tanto sia a collegare setup più complessi e soprattutto permettono una gestione della luce interessante. Abbiamo questo matte box frontale che tra l'altro hanno ben pensato di numerare in modo tale da evitare il classico problema della fretta, dove si incastrano, si rompono, si rovinano, si rigano le alette. Hanno ben pensato di mettere gli adesivi con 1, 2, 3, 4, quindi anche se hai appena subito una lobotomia puoi tranquillamente chiuderlo senza danneggiarlo. E ovviamente è tutta una connessione magnetica, come potete vedere si può staccare. Ora lo richiudiamo, 1, 2, 3 e 4, piccolissimo. Abbiamo un nido d'ape che è molto importante per come riusciamo a sistemare e tagliare le ombre che genera la luce, e poi abbiamo un primo diffusore che è ovviamente rimovibile, e il diffusore integrato. La qualità della luce è molto molto importante perché ha un CRI di 94 più di 94 e un TLC di 96. Sostanzialmente si tratta della qualità, del modo in cui, ecco, diciamo meglio, la fotocamera nel caso della TLC o l'occhio umano nel caso del CRI è in grado di capire, tra virgolette, la qualità della luce. Ne parlo meglio in questo video in cui vi racconto un po' meglio di che cosa si tratta. Tra l'altro, a 5 metri di distanza ha una potenza di 1950 lux, quindi è comunque molto potente per quello che è, insomma, sempre un faretto portatile piccolo da 20 watt. Però devo dire la verità, davvero davvero una gran bella luce. Sono a circa 4 metri di distanza con il faretto alla potenza del 100% f1.8 e ISO 400. Questo è il risultato. Ovviamente ho appena realizzato che il video sta venendo troppo lungo, per cui separerò la parte del menu e delle funzionalità del faretto in un video dedicato a parte, che poi vi lascio linkato qua sopra. Quindi 149 euro per questo oggettino meraviglioso. C'è anche la versione non C, quindi l'M20 classico, che è la versione non RGB e ha leggerissimamente qualche cosina in più in termini di lux, in termini di potenza. Per il resto è identico, ovviamente mancano le funzioni legate all'RGB, perché manco a dirlo e non funziona l'app con... Dicevamo, la versione M20 non dovrebbe funzionare, da quello che ho letto, con l'app. Non ve lo posso dire per sicuro, però credo sia così. È un oggetto professionale, ragazzi, quindi 149 euro, pareti stretti 150 o 130 se volete la versione solo gradi Kelvin, quindi niente RGB, la classica, l'M20 classico, nudo, crudo e schitto, come si dice in dialetto calafricano. Allora pensate che comunque state facendo un investimento importante per il vostro lavoro. È un investimento che un professionista non si pone problemi, lo fa subito perché si rende conto del valore di un oggetto del genere, e un amatore, comunque un creator alle prime armi, se la ragiona un po', però credetemi, può essere la soluzione ideale, perché veramente tutto è compatto, e soprattutto se non avete uno studio grande dove poter mettere tante luci, avere una luce di qualità che vi permette di lavorare è sicuramente un plus. Io ringrazio tantissimo la Zion che ha iniziato a credere tanto in questo canale e ha deciso di iniziare, di avviare questa collaborazione. Ne vedremo delle belle. Ragazzi, buon 2024, anche se in ritardo, ma siamo ancora a gennaio, ce la facciamo. Spero che sia un anno per voi di soddisfazioni, di felicità e di gioia. Per me lo è tanto, perché finalmente ho un posto dove posso dedicarmi
totalmente al mondo della content creation, ma ve ne parlerò più avanti in un video dedicato, perché ancora mancano tante minuzie. Presto vedrete tante cose, tra l'altro un nuovo format, ma ve ne parlo strada facendo. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Qualsiasi commento, qualsiasi cosa è gradita, qualsiasi domanda rispondo in maniera relativamente celere. Chi già ha avuto esperienza in questo lo sa, sono stato prolisso, lo so, ma devo riprendere un attimino il ritmo in questo nuovo studio. Devo anche capire meglio come gestire tutta la parte di strumentazioni. Mi capita di guardare spesso, perché ho montato un monitor piccolino qua di riferimento, perché la camera è abbastanza lontana, per cui me ne vado a prendermi un caffè. Noi ci vediamo in un prossimo video. Alla fine vi lascio una playlist dedicata all'universo delle luci, che vi può sicuramente tornare utile se state cercando una luce importante per il vostro setup. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao cipollini.